Allora, io dovevo essere prima su uno switch incredibile, quindi parliamo tecnicamente di informazioni come Big Data e l'AI. Sono state ripetute in maniera continuativa durante questo periodo che i dati sono degli elementi essenziali e assieme all'intelligenza artificiale ci permettono di rispondere in maniera tempestiva a quella che è la necessità di comprendere e capire quelli che sono eventi, comportamenti insiti all'interno dei nostri clienti, dei nostri competitor, dei nostri dipendenti e anche la capacità di rispondere a degli eventi non previsti. Però io adesso, prima di parlarvi di quelle che sono technicality piuttosto che degli elementi, io andrei a vedere un attimino qual è lo stato dell'arte. È interessante vedere come ad oggi il dato è alla base di qualunque azione. Il dato è intrinseco in qualunque processo, però noi cerchiamo di avere dal dato la risposta a tanti perché. Il dato non è una risposta ai perché, il dato è come ci comportiamo, il dato è come accediamo, il dato è come rispondiamo. E mettere assieme tutti questi dati, questi come ci permette di avere una conoscenza intrinseca di quelle che sono le interazioni. Conoscenza che dopo deve diventare un abilitante per le tecnologie che diventano quindi degli elementi che ci permettono di individuare delle scoperte di trasformazione. E parlando di tecnologia, dobbiamo tenere presente un elemento essenziale. Se noi ci focalizziamo esclusivamente sull'algoritmo, se ci focalizziamo esclusivamente sulla trasformazione del dato tramite vari elementi, ci dimentichiamo essenzialmente della parte esperienziale, cioè del come. E questo significa tecnicamente che andiamo a riprodurre esclusivamente in termini ingegneristici, come diceva prima il dottor Piuri, quella che è la realtà. Ma la realtà non è solo una serie di regole. E proprio perché la tecnologia non è solo una serie di regole, bisogna tener conto anche di una serie di trasformazioni. Queste trasformazioni che non sono solo quelle digitali che vogliamo noi o che spingiamo noi, sono tutta una serie di elementi sociali, macroeconomici e anche di competizione trasversale che ci spingono a dover rispondere in maniera sempre più importante tramite fatti a questi eventi. E allora la trasformazione a cui dobbiamo tendere è a doppio binario. Da una parte continuiamo a parlare di processi, approcci data-driven basati su dati, in cui le persone eseguono dei processi che sono rappresentati tramite una serie di dati elaborati da tecnologia. A questo però dobbiamo affiancare un altro modello, che è quello digitale, ovvero quello che ci permette in maniera semplice e diretta di accedere all'informazione. Quindi significa che la tecnologia alimentata da dati esegue una serie di processi governati da persone. I fattori sono sempre gli stessi, il risultato è completamente diverso. Perché? Perché tecnicamente avere una trasformazione end-to-end richiede di mettere assieme tre elementi sostanziali, fortemente connaturati e integrati tra di loro. Parliamo di intelligenza artificiale perché? Perché ci permette di avere direttamente una descrizione, una previsione di quelli che saranno i comportamenti delle persone attraverso il dato. Utilizziamo il termine di automazione perché attraverso l'analisi basata su dati dei processi, attraverso il ridisegno dei processi, attraverso il continuo miglioramento dei processi, ci permette di trasformare quelli che sono gli insight in azioni. Parliamo di dati, perché i dati alimentano entrambe le soluzioni e entrambe le soluzioni producono dati e questi dati devono essere opportunamente gestiti, opportunamente inseriti in architetture e soprattutto resi disponibili in tempo reale. Devono essere resi disponibili in tempo reale perché devono guidare delle decisioni. E quindi iniziamo a parlare di azienda dato digitale. Un esempio di azienda dato digitale e del concetto che c'è dietro è semplice.
prendiamo a riferimento l'interazione che abbiamo normalmente con i nostri telefonini, con i nostri assistenti virtuali, si parlava prima di Alexa. Beh, tutti noi oramai siamo abituati a interagire con delle macchine, tutti noi abbiamo di fronte delle volte qualcosa che ci suggerisse quella che sarebbe la migliore azione. Creare un'azienda dato digitale non è solo questo, è mettere assieme appunto qualcosa che semplicemente ci fa vedere quali saranno scenari futuri, quali sono le probabilità di accadimento e darci immediatamente evidenza di quello che sta succedendo. E per far questo dobbiamo individuare quelli che sono 5 elementi, in cui il dato è l'elemento essenziale, il dato ovunque, il dato sempre disponibile, il dato che viene integrato in modalità, diciamo, strutturata e non strutturata, il dato che viene reso disponibile a tutti e il dato che è sicuro, etico e soprattutto resiliente. Parlare di dato, incluso in ogni azione, in ogni decisione, in ogni processo, significa che abbiamo una, diciamo, alfabetizzazione della nostra popolazione aziendale sulla cultura del dato. Questo ci permette così di introdurre tutta quella serie di algoritmi, tutta quella serie di analisi sui processi per avere un continuo miglioramento della performance e al contempo garantire esperienze realmente differenzianti per ciascun cliente e per ciascun dipendente. Se parliamo dopo di avere un dato sempre disponibile, pensiamo solo ai passi da gigante che ha fatto oggi la tecnologia. Oramai il cloud computing ha un costo sempre più basso, è sempre possibile avere delle elaborazioni web in memory, quindi riusciamo a introdurre in maniera sempre più trasversale all'interno dell'organizzazione delle analitiche sempre più complesse. Questo ci comporta sicuramente il fatto di poter rispondere in maniera sempre più importante dei fabbisogni, diciamo, informativi sempre più complessi in termini di elaborazione di informazione. Ma per far questo bisogna avere una serie di informazioni differenziate che non sono solo quelle che abbiamo dentro l'azienda, sono anche informazioni che arrivano da altre fonti. Bisogna mettere assieme dati strutturati, quelli di un ERP, quelli di un CRM, con dati completamente destrutturati, la nostra voce, immagini. E allora per far questo bisogna cambiare completamente la tipologia di architetture, cambiare tipologie di architetture per andare a conoscere appieno i nostri clienti, per avere completamente un gemello digitale di quella che è la nostra azienda. E questo significa tecnicamente che nel momento in cui riesco a integrare tante informazioni all'interno di un unico oggetto, riesco a costruirmi un prodotto che è sempre più utilizzabile, sempre più ripetibile e va ad abbattere i costi di utilizzo e di conseguenza di sviluppo di analisi sempre più complesse. Parlare di scenari, parlare di analisi predittive, parlare di analisi prescrittive, richiede che abbiamo completamente informazioni su cosa è il dato e quali sono le informazioni che contiene. Ultimo, ne ha parlato alla fine la dottoressa Campolongo ed è un elemento essenziale. Se il dato deve essere reso disponibile a tutti in azienda, questo dato deve essere reso sicuro, eticamente rispondente a tutte quelle che sono le varie necessità. Ma soprattutto, parlando di algoritmi, bisogna essere sicuro che i nostri algoritmi siano quanto più possibile esenti da qualsiasi, chiamiamola così, vizio. Quindi il dato prodotto è direttamente ripetibile, vi è tracciabilità tra quello che è il prodotto e quello che è l'alimentante. E soprattutto non ci sono delle scatole nere, dove c'è un bias piuttosto che tecnicamente un vizio che va a ripetere sempre lo stesso errore. Quelli che possono essere i principali punti da ricordarci e soprattutto di quello che sta accadendo. Uno, normalmente quello di cui si parla è Big Data. Il titolo partava dal concetto di Big Data. Secondo me più che il concetto di Big Data, oggi quello che è più importante è quello di avere dei dati buoni per rispondere a quella che è l'esigenza di business.
bisogna, se io mettessi tanti data scientist a sviluppare una soluzione, loro si focalizzerebbero sull'algoritmo che risponde in maniera più precisa alla realtà, ma andrebbero a dimenticare la parte esperienziale. Questo significa che devo switchare da un approccio fortemente orientato alla performance della soluzione tecnologica all'informazione che mi viene resa disponibile per rispondere allo specifico caso d'uso. All'interno dell'AI, all'interno delle tecnologie di Big Data, non esiste una possibilità che sviluppato un algoritmo questo possa essere scalato azienda su azienda, perché ogni azienda ha i suoi comportamenti, ogni azienda ha le sue interazioni, ogni azienda ha i suoi processi. Altro punto fondamentale è il fatto di avere delle soluzioni che siano, chiamiamole così, affidabili. E l'affidabilità, quando si parla di intelligenza artificiale, è estremamente complessa. Quello che viene detto normalmente, io non so cosa fa l'algoritmo, mi ha dato un risultato. Ecco, questa è la cosa peggiore da dire sicuramente a un cliente. Questo come fare da utilizzare un risultato di cui non si sa l'origine? Allora bisogna porre in essere tutta una serie di regole, di approcci, di metodologie che ci permettono di controllare l'elaborazione del dato nei vari step, di essere sicuri di come la trasformazione avviene e soprattutto, nel caso venga richiesto, di non utilizzare più alcune informazioni. Questo è un approccio che diventa sicuramente più semplice, più vincente quando iniziamo a sviluppare una cultura fortemente digitale, dove l'informazione diventa tracciata dall'inizio alla fine e di conseguenza anche la sua elaborazione è estremamente semplice. Io avrei finito, vi ringrazio. Grazie, grazie Giuseppe. Grazie a tutto il team EY che vi ha animato un po' nel pomeriggio questo excursus sulle tecnologie. È stato un piacere avere ospiti quali amministratori delegati, avere SAP, avere delle testimonianze concrete. E quindi con questo io ringrazio. E noi ringraziamo Paolo Lobetti per questo interessante pomeriggio. Grazie. Arrivederci. Arrivo subito. Grazie a lei. Arrivederci. E siamo arrivati al termine anche di questa seconda giornata del Festival del Futuro, GP. Sì, è una giornata che di sicuro non ha soddisfatto diversi quesiti, non li ha soddisfatti tutti e proprio per questo Paola domani c'è la terza giornata del Festival del Futuro che come avete visto non sta risparmiando temi importanti, li sta affrontando tutti in profondità ma allo stesso tempo sta variando questi temi perché nel corso di questa giornata Paola abbiamo parlato davvero di, abbiamo affrontato tematiche diverse, siamo passati dagli equilibri energetici al concetto di solidarietà, alla sostenibilità e come dicevamo siamo solo al secondo giorno, poi nel terzo ci saranno ulteriori approfondimenti. Eh sì, poi parleremo anche di sanità, della medicina all'avanguardia, parleremo del cibo per la nostra pancia ma anche per la nostra mente e per il nostro sguardo. Parleremo di cultura, insomma ci saranno tante novità anche domani. A partire dalle 9, ricordiamo anche in streaming, vorrei anche ricordare che tutti i lavori di oggi, come quelli di ieri e quelli di domani, li troverete sui nostri quotidiani, quindi su Brescia Oggi, sul Giornale di Vicenza e sull'Arena. Per cui ringraziamo anche le redazioni ovviamente per tutto questo lavoro. Non siamo soli in questa partita. Esatto, un evento così ovviamente richiede una grande partecipazione, quindi ringraziamo i partner istituzionali del Festival del Futuro che sono Confindustria Verona, Confindustria Vicenza, Confindustria Brescia, Verona Fiere e Agenzia ICE, poi il main partner Pastificio Rana, Platinum Partner Cattolica Assicurazioni Gruppo Generali e Banca Pictet e Gold Partner, il Banco BPM, Calzedonia, SAP e SNAM. Silver Partner, Barilla, Camozzi Group, Fastweb, Tecpa e Unicredit. Supporting Partner, ACS Data Systems, Credit Network, Finance SPA e Unical AGSPA riscaldamento e climatizzazione. Grazie anche a Burro e Salvia Banketing, Media Partner, Agenzia ANSA ed informazione parleremo anche domani, di comunicazione parleremo anche domani, di futuro Paola parleremo qui anche domani, qui e come ricordavi tu per tutti
quelli che vorranno seguirci in streaming. Anche in streaming, quindi abbiamo fatto un altro passo verso il futuro, domani ne faremo un altro. Una buona serata a tutti voi. Vi aspettiamo.